Digiunare Questo e quell'altro. Ecco, siamo già in live, mi sa, eh? Sì. Però qui ancora non mi parte, vedi? Metteci un po'. buonasera a tutti. Vediamo il volume. È Però qui ancora partita? non mi parte. Sì. È partita la diretta. Hola. Ci sentite? Ancora non c'è nessuno, quindi. Sì. Allora, qui abbiamo come al solito il nostro prodotto da spacchettare oggi. Oggi apriremo Inquisitor, che se non sbaglio è il nome appunto di Scourge. Giusto, Scourge si chiama, sì, non mi La ricordo. pronuncia non me la ricordo, però sì, è Scherzo, lui, vabbè. Scourge, Scourge. Comunque. Giusto per mettere un po' di colore, perché tanto tutto viola, qui ci ho messo un po' Starscream della DS. E niente, prima di cominciare, intanto li facciamo vedere questi qua. Che ne pensi? Sì, dai. Dai. Allora, oggi l'amico Airpux mi ha portato qui questi bei ragazzi. Eccoli qui. Non so se si vedono. Aspetta, fammi Abbassiamo un facciamo. po' Facciamo che questo lo mettiamo sullo sfondo. così e Allora sì, se li mettiamo. questi li mettiamo qua sopra, eccoli. Eccoli qui. Quindi questi sono, come si chiamano? Cassette bot. Cassabot, sì. I cassette bot. Scassabot. E sono E c'è praticamente anche questa, c'è anche ma lui. per far vedere non l'ho trasformato. Loro tre sono dalla parte degli Autobot, mi pare, giusto? 1, Sì, 2, 3. questi sono quelli di Dei cosa? Blaster, come si chiama? Sì. E invece qua abbiamo Ravage, che è sempre bello vederlo. Personaggio tra i miei preferiti, però questa volta l'ho saltato a piedi pari perché a quel prezzo d'uscita della MMC non mi convinceva. A 90 euro non l'avrei mai preso. Invece mi hai detto tu l'hai pagato questo qui 65, 65, 70. 65 è già un prezzo più Sì, tutti ragionevole sui 65, l'uno. e quindi sicuramente è già un prezzo più vantaggioso. Ecco, devo dire che sono molto belli, sono perfetti dal punto di vista robot, sono proprio loro, insomma. Sì. E poi sono anche in scala con i vari personaggi, ecco, vedi, arriva comunque alla mutanda di Starscream, bene o male. Pure, Sì, sono alti come i Minibot, i Carbot Minibot, come sì. Cliffjumper, come Bumblebee. E quindi come grandezza bot mode ci siamo. Come grandezza invece alt model, non, cioè, È troppo grosso, sì, in Aldo Mode non entrano mai nel petto di, ad di esempio, di Soundwave, Soundwave o di. di Blaster, Sì. sì. Sono grandi però come le cassette vere che avevamo da ragazzini, insomma. Sì, la Sono. modalità alternativa è proprio perfetta, sì. C'è anche la scatola, anzi. Anzi, sono rincuorato perché se mi si rompe la scatola vado a prendere una di quelle vecchie che ho in qualche scatolone. E ce l'hai già pronta. Beh, Sì. dai, comunque sono dei bei modellini. La plastica è stupenda, è una plastica molto morbida, non è secca. E poi, no, Sì, vabbè, morbida non è che è gommosa, eh. sì, è morbida nel senso che al tatto sembra una plastica molto, come dire, dolce. Mi Sì, vengono gli sì. aggettivi. Sì. Sì, è una plastica che comunque non appare se. Un po' come la plastica del DS qua di Starscream. La plastica più o meno è quella. Mi ricorda più ecco, la plastica del DS che non la plastica del Takara, per dirti, dei KO. Insomma, sono un po' più secche come plastiche. Dai, i modellini sono perfetti. Magari lui è un po' magrolino di profilo, però ecco, basta che va in palestra, qualcosina. Dai, è pure pulito, insomma, non è pieno No, di no, buchi, di un ottimo vidi. lavoro. Sì.
me piace soprattutto questo qua, il leone, che con quella specie di scatoletta sopra la testa, che è una Sì, poi criniera, sì. aspetta che si è accosato, poi è articolato. Cioè, persino a bocca articolata, bene, bel prodotto, ragazzi. Io ve lo consiglio assolutamente. Beh, sì, Ma se non vi adesso dove si interessa la trovano? scala, se non mi interessa la scala che non è della cassetta, o pensate che sono troppo grandi, ovviamente no. Per me vanno bene così, quindi l'ho Sì, preso. devi fare una scelta, insomma, perché È se come al cerchi la solito. scala perfetta, precisa tra robot moda e modo alternativo, insomma, questi non ci siamo. Questi vanno bene solamente in robot mode, diciamo. Sì. In robot mode sono scalati perfettamente con tutti gli altri MP. Già se metti in modalità cassetta, già sono troppo esagerati. Però vanno bene così, dai, non ce li vedo all'interno di una collezione. Se li tieni esposti sempre in modalità robotica, Ma sono sì, perfetti. è Sono perfetti. quello come vanno tenuti esattamente in bot mode. Dai, Va bene, ragazzi, vediamo passiamo la al scatola. nostro unboxaggio oggi. Vediamo un po' di liberare il tutto. Lasciamo qua Starscream per le comunità cromatiche. Ed eccolo qui. Allora, parliamo un po' di questa scatoletta. Questa scatoletta è FT61 Inquisitor. Vai, ci siamo. Come vedete è un prodotto Fan Stories e devo dire che la Fan Stories si sente sempre ogni volta che lo prendete in mano, è veramente un piacere. Intanto, come al solito, il disegno è sempre in rilievo. Non so se si vede, ecco così forse si vede il rilievo qui, si vede da qui perché c'è il riflesso che fa vedere. No, no, scatola top come al solito. Qua abbiamo qualche fotografia, insomma, è super accessoriato da quello che so, quindi abbiamo anche le teste, insomma, il pupazzetto, il minibot, insomma, non è una cosetta, non è male per niente. Che belli tutti e tre. Eccoli là. Poi te mi dice che non ti piacciono questi tre, No, a quindi me questi personaggi del film non mi piacciono, li trovo troppo strani, troppo. beh, sono molto sullo stile samurai, penso, eh. Eh sì, C'è molto molto, sì, giapponese. molto giapponesizzati, Aspetta che sì. siamo molto storti. Ho Vedi un po'? fatto una stortura. Ovviamente fateci sapere se ci sentite bene, se ci vedete bene, fateci Ah, sono sapere. in... Per ora sono due, vedo, non so chi sono. Va bene, tanto poi ci vedranno anche gli altri amici del gruppo. Come vi dicevo, qualche giorno fa di questi qui ne ho 5 e a breve li vedrete in vendita sul mio sito che sta per uscire, cioè è già uscito ma sto ancora in fase di lavorazione, per cui per il momento ci occupiamo solamente dell'unboxaggio, poi vedrò man mano di fare i vari video, le video recensioni. Quindi se siete pronti, noi andiamo subito ad aprire il nostro bellissimo Inquisitor. Tieni. Ecco laggiù che ci porta il taglierino, il famoso taglierino, e vediamo un po' di fare la mossa quella bella. Mo tagliamo la scatola, sta a vedere. Eccola qua. Tanto ce n'è cinque. E così cambi. Vai, Vai, attenzione, vedi ti prendi un po'. da là. Io prendo qua. Ok, Vai, prendi. eccola qui. PCG lo fa storice, Vai, prendi. quindi vediamo un po'. Eccolo qui. Bellissimo, come sempre questa sua capsula, eh? PCG lo fa storice, sia Mi sono sopra sia spaventato sotto. per questo, ma è un pezzo di Un pezzo di cartone. cartone? Ci ha fatto spaventare. Per un attimo abbiamo creduto un pezzo. Eh sì. Quindi abbiamo qui dentro il solito manuale. Vai, apri un po', facci vedere un po'.
Di solito per avere le istruzioni. Un manuale, un libro. Il libro. La cosa bella della FASO è che c'è la cura su tutti questi particolari, no? Cioè, il libro delle istruzioni, vedi, bello colorato, stampato in plastica. Ah vabbè, ma è per non vedenti questo, cioè. Vabbè, ma... È gigante, sono le foto. Mazza. Non so se si vede. Sì. No, proprio... Vediamo se c'è qualche foto di... che fanno vedere di solito, no. No, quella è più like Strasbox, che alla fine dei libretti mette delle immagini, mette delle foto, alla fine del libretto con robot che ancora dovranno uscire, no? Ah, e fanno si pubblicizzano già in... Qui non c'è niente. Cioè. C'è niente, vabbè, e lui, insomma, questo è il manuale di istruzione, dai, bello colorato, una carta satinata, sì. Ottimo. Ottimo. E la carta. E abbiamo la solita carta, la carta sua, che ovviamente è bella, in plastica rigida, con i bordi tondi. C'è il riflesso della luce. Gli angoli stondati. Spostiamo la luce, che se no... Eccola qua. Si vede? Ecco, sì. Metti a fuoco. Si vede? E posteriormente... 9, 8, 9, wow. Ha studiato. Beh, questo è bello potente, questo personaggio. Bene, andiamo al pezzo forte. Vai, vai. Andiamo al pezzo Secondo forte me è di qui. Qua in davanti. Dici che questo? Sì, è la parte più Perché piccola. Perché è la parte più piccola, vero? Sì. Proviamo. Qua ci stiamo perdendo la scenografia. Vediamo un po'. Ok. Anche qui sì, e manca l'ultimo, vediamo un po', eccolo qua, a posto. Ora lo apriamo, vai. Speriamo che non caschi nulla, eccolo qua, vai, ce l'ho, perfetto, no vabbè, tanta roba, ecco. Ha perso qualcosa. La faccia. Ha perso, ecco. Proprio la faccia. Sì, proprio la faccia sua, è vero. Vabbè, prendilo. Mettiamo un po', eccola. Oh, sta faccia non vuole stare proprio in piedi. Togliamolo su. Guardate quante bustine ci stanno qui a protezione del nostro personaggio. Il nostro personaggio. Senza faccia. Oddio, vediamo un po' come si mette questa. Eccola qua. Quindi c'è il pizzetto. C'è il pizzetto, è bello cattivo lui. Veramente. Senti, Senti quanto metallo c'è qua sotto, sulle gambe. Bello consistente. Ecco, posteriormente non mi piace per niente, perché ve lo dico subito. Tutto questo zainone non mi piace particolarmente, però magari se apriamo qui. Ecco qua. E mi sembra anche abbastanza stabile. Figurati se Fast Toys. Diciamo che... Oddio, il collo è un po'... Forse bisogna trasformarlo ancora, perché qui, vedi, c'è il collo sollevato. Sì, va fissato qualcosa. Va fissato qui, sicuramente, sì. In qualche modo va fissato. Sentiamo. Senti un po' come lo sentite in mano. Ammazza. Questo? Sembra quei modellini che non si trasformano, cioè sembra solo un action figure. Sì, sì, che... è vero. Sì, c'è proprio le... qui è tutto metallo, è denso, qui pure sistemiamo. Tutti i cricchetti, senti qua. Beh, notevole, va. No, è proprio figo, anche se non mi piace il personaggio e non me lo prendo, però, cavolo, è proprio figo, guardate qui che... Guarda tutti i dettagli dei sì, piedi, sì. No, una bella nonostante è molto pulita la linea, perché sì, come era nel cartone, però ci stanno tanti dettagli. Gli artigli. Sì, qua, forse si incastra, ma non voglio spingere troppo... Essere... Penso sia un incubo trasformarlo, eh. Ho sentito qualcuno. Che... ho visto il video di Robots GT. Mm.
Quello cinese, qual è? No, è un nostro amico Ah, ok. di Gianni. Ci ha messo un po'. Davvero? Sì. Beh, sì, dietro che devi fare? Dietro è un Diventa po' incasinato, dai. una saponetta, diventa. Bello, bello. Io mi aspettavo del metallo pure qua sopra, Sulle spalle, vero? Sì, però di pure solito il io. metallo va in basso, così il baricentro è basso e si mantiene in equilibrio. Sono proprio le basi dei. Dei nostri robot. Sì, Guarda che belle fantastico. ste gambe. Le gambe sono bellissime. Sì, lo Sono proprio fatte bene, sono pulite. smalto fucsia. Mi Beh. aspettavo un colore più metallizzato, più lucente, ma penso che sia perché. È sempre per essere simile al cartone. È un po' Sì. opaco, non è molto lucente, No, però non ci è. sta perché così, se no dopo sarebbe stato troppo diverso. Anche se la Fast Toys, sai che ogni tanto fa cose Un po' a fantasia, tipo pannelli traslucidi con sotto sì. cose, pezzi che sono cromati anziché bianchi, no? Tipo il Però Pipes con le braccia quelle no, cromate, quelle argentate. sono. No, anche le cosce di altri mini bot che Ah, hanno beh. fatto. No, però, ragazzi, è fighissimo. Cioè, ogni volta che si unboxa un Fans Toys è sempre emozionante, è sempre tanta roba, come si dice. Mamma mia, Ma ci sta, non ci riesco a sta. No, capire. Non però è ci che sta. bisogna. Ah, aspetta, C'è il forse. tallone, forse? Bisogna. Ecco. Ah, quindi bisogna aprire un po' i talloni. Sì, volendo, non è obbligatorio secondo me, però ecco fatta, adesso. Eccola là. Cioè. Ci sta, no. E il nostro Inquisitor c'è, finalmente. Quindi. Come ben sapete ci sta Oh, anche. Luca, ciao Luca. Ciao Luca, buonasera. Ti piace questo Ma Inquisitor? Ma ce l'hai? conoscendo Luca, secondo me questi Fan Stories non gli Non piacciono, gli quindi. piacciono? No, come non gli piacciono i fanstory? È possibile che non gli piacciono i ognuno fanstory? ha i suoi gusti, quindi Ho fa. capito, ma i fanstory non stiamo a parlare. Vabbè. Mannaggia. Comunque, dai, dicevamo, secondo me è pulitissimo, cioè No, da 1 a c'è 10 il voto molto. sulla pulizia davanti è perfetto. Lateralmente si vede un po' il casino che c'è dello zaino. Posteriormente io non ne vedo viti. Cioè, dove stanno queste viti? Come si assembla questo pupazzetto? Le Veramente viti sono un capolavoro qui, di che ci hanno ingegneria. messo il tappino, qui i tappini sono la manna, la nostra salvezza. Però No, vedi, c'è proprio è tanta favoloso. cura dietro questo. Mi piace un casino il piede, so Sì, perché. è molto. Sai che mi ricordano i piedi del Dark Knight, del Mon Studio, Ah, dei dei Trimbot, un Trimbot. Sì, Trimbot. mi ricordano un po' i piedi loro, sì. Non male, non male. Bello Ben proprio. articolato. Ma in testa che c'ha un fucile, una pistola, che c'è in testa? Vabbè, non si sa, qua se sapete cosa sia comunque, ma sparava dalla testa, che faceva? Non mi ricordo se sparava, cioè mi ricordo che c'è stata nel film, dopodiché non me lo ricordo più, c'è stata nella seconda stagione forse, la seconda dopo il film quella, Il film è. Dopo il film c'è la terza la terza stagione. stagione forse, ci stavano loro nella terza stagione sicuramente. Bene, Dai, bene. bello Vediamo con Starscream. pure le alette con Starscream. L'altezza è L'altezza, quella, è eh? giusta. Ci può stare? Che ne pensi? Sì, l'altezza va bene. Vediamo un po', giusto un Togliamo po' questo. posteriormente, vediamo un po' cos'è. Ah, manca il suo amico qua, Ah, beh, ma adesso passiamo agli accessori, sì, certo. Eccolo qua. Beh, quindi. Guarda, se la DS avesse fatto un po' di metallo sarebbe stato c'è il perfetto. metallo nel quello, Nel DS? Sì. I Sì, qua i piedi. I piedi piedi sono di e qui metallo, sì. dentro c'è una parte di metallo che aiuta, Eccola là. diventa il fondo del muso dell'aereo.
sta qua dentro, non so. Ecco, Megatron. Che poi questo è il Megatron del KO, dell'Eagle. Che non ci sta su loro, no? È un sacco di... Però vedi, già qui comunque ci stanno Megatron. qualche buchino, qualche vite in più ci sta. Qui non ne vedo viti. Quindi veramente un bel robot. Guarda quanto metallo c'è dentro l'anca. Come si apre? Qui vediamo un po'. Si apre la mutanda. Eccola qua, sì. Viene pure. Sono, un po' come sono io che stavo facendo rumore con la bustina delle facce. Vediamo un po' gli accessori, va, così almeno intanto allora, ci giochiamo un po'. Un po' di facce. Quindi qualche espressività in più il nostro personaggio ce l'ha. Io non... Sì, c'è qualche... Sì, perché sembrano la stessa espressione, ma... Sì, c'è qualche... Sembrano, ma qualche differenza c'è. Uno urla, uno... Però questo pizzo... Perché c'è il pizzetto, insomma, quello... Che altro ci abbiamo lì di accessorio? La pistoletta. Beh, dai. Di solito sono tutte anonime, lo stesso colore. Qui no, ho sbagliato tasto, cosa ho fatto? Ho invertito, ecco, posto. Per un attimo, scusate, il dietro le quinte. Dietro le quinte. Volevo mettere a fuoco, ma lui... Beh, bellissima questa pistola. La pistoletta è bellissima. Guardate pure questo dettaglio del rosso. C'è pure il mirino rosso, un bel lavoretto, una bella chicca, sì. Poi c'è un pezzo per il supporto, se vi siete comprati il supporto universale della Fast Toys. Ah, c'è anche il supporto universale della Fast Toys? Sì. Questo non lo sapevo. Non lo devi dire, dove comprarlo, questo devo subito... Vabbè, poi c'hai tu. E poi c'ho il robottino. Allora, questo robottino è lo stesso identico robottino che si vede, che abbiamo visto l'altro unboxaggio, quello di Thomas, ricordate? Ah, è lui? È praticamente identico, è uguale. È vero. È lo stesso robottino. Però è molto più grande questo. È molto più grande, sì. E ti dico un'altra cosa, è lo stesso robottino... È lo stesso robottino, cioè la stessa meccanica, la stessa ingegneria del robottino che viene con Arc Fire, il Takara. Uguale, identico. Si apre sempre. Vabbè, così. Diventano una pistola. Questi sono i Target Master. Però non mi aspettavo. Guardate la precisione della faccia. Non so se si vede. Fantastico. Favoloso. Beh, lo sto guardando da vicino, ma è fantastico. C'è il suo perché, diciamo, sì, assolutamente. No, ma poi è stabilissimo, densissimo. Sì, articolato. La plastica si sente che è una plastica... Ecco, vedete, guardate. Aspetta che sta sempre sfocato. Molto anni 70 con questi pantaloni a zampa di elefante. Molto anni 70, è vero. Metteceli un po' vicino a questi qua. Beh sì, qua si nota che sono più grandi questi. Eccoli. Eccoli qua le nostre casette. I cassette bot, come si chiamano? Beh dai, diciamo che l'altezza, sì, e qui si comincia a notare, perché questi dovrebbero essere tutti uguali, diciamo, come altezza. Cioè no, secondo me questo è più i Target ancora. Master dovrebbe essere sono più piccoli ancora. Sì, perché diventano... Delle pistolette. Dovrebbe essere grandi come gli Headmaster. Qui non è che vado a memoria, non mi ricordo benissimo. Però gli Headmaster e i Target Master sono ancora più piccoli. Perché dovrebbe essere grandi forse come gli umani, gli Headmaster e Target Master. Però non vorrei sbagliarmi.
che poi qua veramente non abbiamo la figurina del pupazzetto umano, No, però un l'umano è un po' più piccolo, me lo po' più ricordo piccolo. da quello di, che ne so, di Di Bumblebee o di Bambi, Hound sì. della Beh, Masterpiece. dai, che dire? Oh, un bel robot, questo è una bella soddisfazione. Comunque c'ha un sacco di accessori, già il fatto solo che c'ha diverse espressioni è un valore aggiunto, insomma, perché di solito la fan stories non è che ne mette tante facce, ne mette al massimo una. Ho visto con Sonway c'era un'altra faccia, con Tommaso pure c'aveva un'altra faccia aggiuntiva. Se ce n'hai altri fan stories, quali ce n'hai te? Ah, io ho i Carbot, quelli piccoli, basta. Però non c'hanno altre facce. Forse c'è qualcuno che qualche faccia in più. Sì, Ho c'è una testa al massimo, una testa o una faccia. visto cosa l'altro, come si chiama? L'altro Inquisitor, no, non Inquisitor, Cyclonus. Cyclonus, Quietus, come si chiama la Sì. Fastoys? Che pure lui mi sa che c'ha un paio di facce in più e c'è un caschetto pure in più. Quindi dai, un po' di Vabbè. accessori. Tutte le teste l'hanno messe nel Tesla. Un po' di accessori ci stanno. Ragazzoli, se avete qualche domanda, se no, non per No, la adesso. chat è tranquilla. Dai, fateci sapere se questi video vi piacciono. E prossimamente dovremo aprire. Poi apriamo quindi prossimamente. Abbiamo detto quello brutto, Sorpresa. la sorpresa. Vabbè, Sì. noi lo diciamo, la Qualche sorpresa. altro fan story. Apriremo un altro fan stories prossima settimana, vediamo un attimo, ci organizziamo con calma e vediamo di farvi questo imbozzaggio qui in diretta. Intanto vi ricordo sempre di seguirci sul gruppo e a breve vi manderò anche l'indirizzo per il nuovo sito internet che sto aprendo. E ovviamente sui canali YouTube. E certo. Andate sia sul canale di Airpux, mi raccomando, iscrivetevi. È importante questa cosa di iscriversi, perché qua YouTube è un guaio. Con calma, Vabbè, ma tanto che gli noi, costa sta gente? Io voglio di no. vabbè, ma io, non lo, io almeno io Infine. non lo faccio per gli iscritti, faccio perché mi No, piace vabbè, sì, ma tanto che ci fare i fai? video. Non è che ci guadagni con YouTube, ci dovresti avere No, in milioni di infatti. iscritti, cioè. Stiamo veramente parlando, no, ma l'idea è proprio creare la community, come si dice, la Ah, quello comunità, sì, capito? vabbè, Uno quello piano piano. chiacchiera, parla, si diverte, si incontra con altri amici, alla fine noi ci siamo conosciuti così, quindi Sì. Eh il bello del fare community è quello, sì. cioè Poi alla fine conoscersi, incontrarsi. ci siamo scambiati con qualcun altro. Beh. Si compra, si Eh vendono certo, pezzi. sì, ma infatti il bello è quello, insomma, anche perché collezionare solo è bello fino a un certo punto, poi bisogna anche interagire, insomma, quindi è importante Anzi, quello. magari vedi a casa, cioè a casa, da qualcun altro vedi dei I pezzi che poi ti pezzi, vorrai comprare, se uno già esatto. l'ha comprato, oltre No, alle recensioni, uno li può anche vedere dal vivo. infatti, per esempio io questi qua me li vorrei prendere Mo che li hai sicuramente. visti, Mo che li ho visti, sì, mo le che li ho visti. cassette le vuoi, è ora Le che le cassette, questo soprattutto l'olio, questo mi piace troppo. Questo mi piace hai viste? Sì. troppo, ma mi piace proprio il tipo di plastica che usano, è proprio bello. È bella. È una plastica buona, Sì, la plastica è buona, anche sì. Esatto. quella dei cosi, degli Ocular Max. Sì, come l'olio, sì. È una bella plastica, bello articolato, bello posabile. Ovviamente da tenere sempre in modalità robot, quindi sì. Secondo me, se lo trovo, questo qui me lo prendo. C'è una scenetta. Cara. Se si vede, ecco. Sta mordendo la mano. Va bene, dai, abbiamo Ragazzi, visto tutto. sì, mi sembra che abbiamo detto un po' tutto, insomma, dai. Sì. Noi vi lasciamo, quindi ci vediamo al prossimo video. Saluti da Cyberon. Darpux. Alla prossima. Ciao ciao. Vai, chiudi tutto.